speaker sta chiamando il nome di Luca Maresca. Tocca ancora a noi, tocca ancora all'Italia. Guardate che entrata, il grande Luca Maresca urla perché è carico, non vedeva l'ora di essere in questa finale qui a Parigi, carica il pubblico. Incredibile, grande Luca, siamo super contenti di vederlo di nuovo in una finale di una Premier League. Ha fatto il suo ingresso accompagnato da Christian Verrecchia, suo coach azzurro ma anche suo coach nelle Fiamme Oro, gruppo sportivo di appartenenza di Luca D'Acosta, di Luca Maresca. Ho fatto un mix guardando D'Acosta, perché questo che ha fatto il suo ingresso ora in questa ovazione generale, beh, gioca in casa, è Steven D'Acosta, è anche lui un fenomeno della meno 67 kg, è l'idolo di casa. E questa, ragazzi, che finale, loro due si conoscono molto bene, guardate però quanto è sicuro, quanto è anche un po' felice forse Luca, vedo un po' comunque questo sorriso sul suo volto, davvero non vedeva l'ora di giocarsi questa finale, davvero noi non vedevamo l'ora di rivedere Luca Maresca qui, perché si merita finali di questo calibro dopo delle eliminatorie pazzesche e dopo un anno dall'altra Premier League di Parigi, perché già nel 2019 era in finale proprio qui, sempre nello stesso stadio di Pierre de Coubertin, e Luca Maresca si aggiudicò l'argento. Oggi non vuole sbagliare, ma di fronte a sé a questo grande ostacolo chiamato Steven D'Acosta, che è già partito subito deciso con questo Mavacic Udar, ma ha fatto ben vedere chiaramente a tutti Luca Maresca la sua parata. Distanza ravvicinata. No, ma cosa è successo? Allora, qui c'è da dire, grande, gigantesco errore di Luca, perché comunque non si deve mai girare la schiena, non si deve mai mollare lo sguardo e l'intenzione verso l'avversario fino alla fine, finché è l'arbitro centrale a darti lo stop. Quindi qui grande errore. Dall'altra parte, questo che Mavacic. Dall'altra parte è stato fischiato, nonostante giocasse in casa, Steven D'Acosta, per quel gesto che insomma mancava un po' di fair play, poteva evitare effettivamente, però sai, se stiamo giocando comunque una finale, una medaglia, e vabbè, vale tutto. Ad ogni modo si prende subito altri 3 punti con un Mavacic incredibile, velocissimo. Questo è un punto su cui non si può veramente dire nulla. Era ottimo quel Mavacic Udar di Luca, non si deve arrabbiare, si sta un po' scaldando, si sta nervosendo probabilmente, non capisco se verso gli arbitri o verso l'avversario, non lo vedo più così sereno come il suo ingresso. Ad ogni modo, un bel Udar, poi la risposta di Steven D'Acosta, e qui c'è la video review. Luca, attendiamo. Attenzione, qui tornando al discorso precedente della russa, vale la stessa cosa. Da questa inquadratura sembra esattamente la stessa situazione, cioè con le braccia in avanti di Luca e il piedino blu che invece avanza va verso la testa, e quindi vedete? Io qui vorrei anche in questo caso rivederlo da un'altra angolazione oppure nel replay, perché la situazione sembrava la stessa alla video review, però prima è stato dato e ora no. Insomma, bisogna comunque un attimino anche dare spiegazioni sotto questo punto di vista, perché verso Tokyo non si possono fare cose così diverse in una situazione molto simile. Devo spiegare qualcosa anche io, no?
al mio pubblico. Middle view. Questo è Cristian Verrecchia, eccolo qui, che si alza in piedi e chiede la video review per questo attacco di Luca. Beh, buono. Vediamo. Ah, va oltre. No. Abbassandosi per tirare la gamba. È andato oltre. Attenzione. Negativo. Negativo, peccato. Forza Luca, è ancora lunga. 1:24. Può succedere tutto in 1:24, ancora tanto tempo. 4-0 intanto per il francese. Carico Luca. Ha provato con questo suo Uramavashi. Incredibile Luca Maresca. Un Uramavashi che comunque l'ha reso particolarmente famoso nel mondo, soprattutto un paio di anni fa quando vinceva i circuiti Premier League, diventava il grand winner del circuiti Premier League, questo Uramavashi ad uncino che viene assegnato. Si lamentava Steven Da Costa perché diceva essere arrivato sulle spalle, dovremmo rivederlo poi negli highlights o rallentatore per vedere di preciso il bersaglio dell'Uramavashi di Luca. Questo era mirato precisamente ma non l'ha chiuso. Questo sicuramente era ancora più preciso di quello prima. Non ha chiuso bersaglio, peccato, mancato pochissimo. 4-3 ragazzi, 35. Mamma mia, queste gambe di Steven Da Costa sono imprendibili. Uramavashi, incredibile. Forza Luca, 7-3. Siete due fenomeni della categoria. Luca non si deve innervosire, ogni tanto poi si innervosisce, non va bene, se resta lucido Luca può regalare delle perle perché ha un istinto incredibile. 20 secondi Luca. Era bello quello a lungo. No, che tempismo, mamma mia. Adesso si è caricato Steven Da Costa, ragazzi. 9-3. Questo Yoko Geri d'anticipo che ha buttato a terra Luca. 2 punti. E adesso ancora una volta. Mamma mia che finale che è questo Steven Da Costa. Primo no Yoko, scende, ricarica in una velocità stratosferica, chiude con un Uramavashi. 12-3. Ragazzi, un incontro meraviglioso, ma da parte di entrambi, perché questo 12-3 non significa una disfatta per Luca Maresca, sia chiaro. Stiamo parlando di due grandissimi atleti e quando ci si trova di fronte due grandi che hanno voglia di combattere, che hanno fame di vittoria, sono queste le finali che ci regalano. E solo in questo modo riesce a fare tanti punti, sappiatelo, perché per chi è salito e ha sui tatami dei internazionali, si è giocato insomma delle gare, ecco la sua classica esultanza di Steven Da Costa, lo sa che tante volte quando ti trovi contro magari un avversario un po' più scarso invece è più difficile lì mettere i punti e quasi ti diventa più facile